Per chi se lo fosse chiesto l'altra volta, io non mi sono dimenticato della pista, questa qui, della guerra, perché in realtà, se tu vai a scorrere qua nel livello del deserto, tu hai Mr. Giant, Happy Ever Faster, Dinosaur Vrex e Astroland. Questa qui della piramide non c'è. Cioè, non capisco perché abbiano messo questa stanza se poi effettivamente non c'è nulla. E visto che per l'ultimo livello avremmo bisogno di un pochino di cristalli, direi che quelli che ci sono qui, già di comprarceli. Che non mi sembra che me ne siano rimasti tanti, forse un altro venditore. Avevo quasi raggiunto i 100.000 punti. Volevo vedere fin dove riuscivo a spingermi. Allora, tu quanto volevi? 1.000 monete, tutte tue. Questa sì che è una somma che mi tenta, ragionevole e accettabile. È perfetta per il mio fondo pensione. Ecco il tuo cristallo del potere. Goditelo come ho fatto io. Grazie. Il fondo pensione. Questo gioco ha delle tematiche veramente terribili. Tematiche che, sinceramente, non mi sarei mai aspettato. Cioè, non le ricordavo neanche una di queste battute che facevano. Io, boh, mi ricordavo che erano comunque tutte battute sarcastiche e queste cose qua. Ma da qui a tirare fuori fondi pensione, i debiti studenteschi, queste cose qua, cioè, veramente, cioè, ne passa di acqua sotto i ponti. Veramente, cioè, è incredibile come tirino fuori sti argomenti di un'incredibile serietà. Sai qual è un bel gioco brutto che vorrei rigiocare? Willy Wonka. Quello mi piacerebbe rigiocarlo e portarlo sul Ehi, amico, canale. vuoi aiutare un malvagio strozzino in difficoltà? Devo liberarmi di Uno questo cristallo del strozzino. potere appena possibile. Tieni, 1.000 monete tutte per te, ciccio. Oh, grazie, signor Crash. Non puoi Signor immaginare Crash. quanto voglio abbandonare la vita di strozzino. Magari torno a studiare, per No. diventare un odontoiatra malefico, magari. Dai, ho fiducia in te, ti ho pagato gli studi. E con questo possiamo uscire e tornare al livello intermedio. Amici sportivi, avete visto quel... Dannazione, una forza sinistra sta cercando di eclissare il mio malefico piano. Porca di una porcaccia, porca! Ehi, mi sa proprio che comincio a capire che cosa sta Ho succedendo. capito tutto io. Dunque, in base al mio ragionamento deduttivo, chiunque abbia rubato le gemme del potere ha un legame con il Frappe Frappè Wumpa. Wumpa. Papa e Wumpa? È proprio così, Von Klutsch. Ho notato una scia di Frappè Wumpa in tutti i luoghi del parco in cui è stata rubata una gemma. Ma è ridicolissimissimissimen! E poi chi è che beve Frappè Wumpa? Guarda un po'. Sei tu! Oh, Crash, ma come hai potuto? Fa basta, ne ho abbastanza. Siete tutti più scemi di un sacco di patate. Sono io, ve lo giuro. Non capite che sono io, me! Vele? La mosca del mio pacco? Non aggiungere altro, tananzendo! La 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 Tanto non la 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 la! Ce l'avrei anche fatta se non fosse stato per voi, Bandicoot Ficcanaso! Ora non c'è più tempo, bisogna agire o morire! La pietra che ho nel sacco dimostra che Von Klutsch è un pacco! Venite a cercarmi su nel ciel! Addio, idioti! Presto, dobbiamo fermarlo! Ci Catturiamolen! restano pochi minuti e devo riprendermi mia gemma di potere nero, finirò caput! Al razzo! Finirò capote. Allora, detto ciò, io vorrei vedere quali sono i requisiti per i potenziamenti delle armi. Porta 500 monete a corte per sbloccare l'arma di Cortex Gruppo 2. Neanche un dialogo, proprio si sono sprecati al minimo ormai. Arma di Cortex sbloccata. Complimenti. Tanto cielo. Che poi c'è anche un gruppo 3 di potenziamento. Porta 500 monete. Tutte vostre. Sbloccato livello 2 di Crash. Gruppo 2 di Nina.
perché tanto. Monete, 500 monete, wow, ma proprio ci siamo sprecati, non avevo neanche voglia di fare un ultimo dialogo della serie. Ehi, mi servirebbero dei soldi per potenziare le nostre armi. Tutto tuo. Allora, patatina, tu che cosa vuoi? Ma anche Pasadina gli manca il costume, vero? Però non mi ricordo qual è. Non mi ricordo che costume ha Pasadina. Eccolo. Allora, in realtà, io adesso non mi ricordo se fare questa azione ci rende anche a noi la vita più difficile. Perché noi alla fine usiamo due personaggi, Crunch e Engine. Cioè, se noi avessimo potenziato solo Engine e Crunch, avremmo potenziato solo noi due e di conseguenza tutti gli altri avevano armi più merdose. Cioè, ci stiamo rendendo più la vita difficile a noi? Può essere. Gruppo 2 sbloccato. Tutte le armi del gruppo 3 sono disponibili. Quante monete vuoi, ciccia? Spendi un cristallo per sbloccare l'arma di Coco? Tesoro, finché sono monete, ti posso dire di sì. Io, come ho detto, farei la stessa cosa che ho appena finito di dire. E sblocchiamo solo Engine. E gli altri cristalli, per il momento, ce li teniamo. Per il momento ce li teniamo e tante care cose, signora. Oh, giusto. Prima devo attivarlo. Il portellone ora è attivo. Eccoci qui, amici sportivi, l'ultimo grido di gioia. Crash Bandicoot ha raccolto l'ultima gemma del potere, diventando così il nuovo proprietario del parco. Ma con il poco tempo rimasto, riuscirà a ritrovare la gemma del potere nera e salvare l'ormai indebolito Ebenezer von Crush? Boia. Allora, che poi a livello di trama a questo punto Von Cluce non dovrebbe neanche guidare. Però a sto punto è tutta lore. E io te lo dico, quanti cristalli abbiamo dovuto usare questo giro? 15? Ne vorranno 20? Contando che ce ne danno 2 a gara e sono 3 gare. Abbiamo quella acrobatica e sono 8. Abbiamo quello del percorso segreto e sono 9. Attenzione, viaggiatori, quindi cosmici, magari in oscurità di spazio un'altra si nascondono 5 più da comprare. Terrori che mai affronterete. Bene, amici sportivi, benvenuti ad Astroland, dove il sogno del passato diventa l'incubo del presente. Porca ci credo. Miseria, dice così il copione, ma non è il contrario. Scegliete tra le tante avventure futuristiche entrando nella miniera di Urano o correndo tra i celestiali crateri spaziali. E attenzione ai pericolosi e letali anelli di Urano. Ma è un mucchio di uranio! L'unica cosa a cui stare attento sono i pinguini che, come ripeto, per qualche motivo hanno invaso il parco. Allora, c'è qualcosa qui? A parte la gallina. Non mi sembra. Va bene, io alla gallina ci arrivo tranquillamente, quindi ecco qua. Iniziamo già bene la nostra raccolta. Venite qui, pinguini. Aia. Non mi fate perdere tempo, mi raccomando, che ho un sacco di soldi da dover spendere in questa zona, visto che mi mancano un bel po' di cristalli e tutti quelli che si possono comprare sono i benvenuti. Ecco qua, infatti. Ah, aspetta, me la ricordo sta zona, me la ricordo. Qua si fondono le cose ed è fighissima. Oh no, chirurgia al laser. Ma perché? Perché scompare la console se sposto la telecamera? Vabbè, guarda. Me la ricordo. Perché? Perché? Però è bellissimo. Però, scusa un secondo. C'è un'altra cosa di morte qui. Non è segnata.
Non era segnata, però. In ogni caso, qui abbiamo la prima pista. Qui abbiamo un tizio da comprare il cristallo. Ecco fatto, grazie ai soldi. Cosa succederà fondendo due omini? Forelli. Vabbè. Quanto vuoi? Buongiorno, signore. Vedo. Si avvicini e acquisti un vero cristallo del potere. Fatto solo con il miglior potere e il più prezioso cristallo. Ma chi l'avrebbe mai detto? Un esemplare meraviglioso che potrà essere suo a un prezzo imbattibile. 1000 monete? 1000 monete. Eccoti, ragazzo. Vieni qui e goditi questo cristallo del potere come ho fatto io. Va bene, ti ringrazio. In ogni caso... Porellino quello lì. Ecco fatto. Come ho detto, continuare a colpire i pinguini dopo averli schiacciati ti rilascia qualche monetina extra. Niente di incredibilmente esoso, però ehi, non si buttano via i soldi. Giusto? I soldi sono molto utili. Ci servono tutti quelli che riusciamo a recuperare. Fermi tutti, allora. Iniziamo comunque, ecco esatto, a fare anche tutte le azioni di morte, visto che siamo qui. Perché cresce? Quanta sei proprio cercata, fatelo dire. Electroshock. Dov'è? C'è un'azione di morte, mi sa che è dall'altra parte. Poverino questo. Comunque, dobbiamo... Ecco, stavo dicendo... Aspettare. Questi, a differenza... Ok, dove mi porta? Allora, calmi tutti. Mi ha portato da qualche parte che non mi aspettavo. Oddio, la telecamera. Dai! Comunque, allora, aspetta. Dove devo andare? Dove devo andare? Di qua. Di qua non ci arrivo, vero? Ovviamente. È un po' sprecatino il frappe Wumpa qua. Purtroppo non abbiamo potuto fare altrimenti, quindi... Siamo già qui, proseguiamo, vediamo dove finiamo. Tra l'altro, ecco, questa me la ricordo. Semplice e pulita. Liquidato. Aspetta, ecco fatto. La stella della morte. Ah! Comunque, aspetta, ecco fatto. Facciamo passare anche questa. Che tra l'altro il... come si chiama? La cupola qui a me ricorda un sacco il livello del... dello spazio di... dei Simpson. Quello del museo. Bene, passaggio segreto sbloccato. E con questo li abbiamo sbloccati tutti. Sono molto contento delle mie azioni. Comunque, molto lentamente e con molta nonchalance, tra l'altro, visto quanto sta andando veloce. Io come raggiungo però quel piano alto? Mi ci porti tu, vero? Bravo, vai ancora un po' più su, per favore. Ancora un pochino, perfetto. Allora, 1, 2. Vediamo che cosa ci vende l'amico qui. Tra l'altro, tutti i costumi che troveremo adesso sono extra. Non mi va neanche troppo di spendere, però. Ehi, amico, il capitano se n'è andato con una bellona verde. E l'unica cosa che abbiamo trovato è la sua divisa spaziale. Ora la nave è finalmente allegra e piena di luci. E sono io il nuovo comandante. Questo vecchio affare non ci servirà più. Ti starebbe benissimo e posso dartelo per pochi nichelini. 3500? 8000 monete, ma tu sei pazzo. E anche la telecamera non aiuta. La neve.
che bello lo spazio. Perché? Perché Crash? Distrutti da Urano. Allora, calmi tutti. Io ora proseguirei per la strada. Dicevo, proseguirei per la strada normale. Vediamo, tu cosa vuoi? Ascolta bene, palla di pelo. Se vuoi entrare nelle grazie di Von Klutsch, ti consiglio di fargli un regalo. Posso garantirti tanto sta per crepare un souvenir del parco come questo. Ha un ottimo margine di profitto, saprà apprezzarlo. Certo, come no. 2000 monete, vabbè, per il costume di Von Klutsch ci sto. Oh, sei pronto a trattare? Ok, ecco il tuo regalino per intortare Von Klutsch. Se non gli piace e vuoi riportarmelo, beh, peccato. Lasciami in pace, ok? Se non ti piace, attaccati a cazzo. Questo era il sunto. È morto il pinguino. Ok, con calma. Qui abbiamo la seconda pista e ho visto... Cosa ho sbloccato? Ah, ok. Ah, lo scioccattone, benissimo. Dicevo, ho visto che c'era uno dei venditori di cristalli. L'ho intravisto. L'ho intravisto mentre saltavo. O ho visto male? Grazie. Ecco fatto. Monete, tutte al nostro portafoglio. Può essere che ho visto male. Cioè, sono sicuro di averlo visto, ma... Non era qui, forse. Allora, intanto... Eccolo là. Lo sapevo di averlo visto. Lo sapevo. Lì c'è anche il tizio dei minigiochi. Calmi tutti. Perché, Crash? Perché mi fai questo? Dannazione a te. Comunque, allora, dobbiamo arrivare anche là sopra. Dobbiamo arrivare là sopra. Là sopra, come ci arriviamo? Bella domanda. No, per... Crash, porca di quella puttana, i salti. Sbaglialo ancora e ti giuro che ti disinstallo dall'esistenza. Non è vero, non ho installato nulla. Posso cancellare il salvataggio, però. Ecco fatto. Buongiorno, pinguini. Ecco fatto. Allora, questo è uno shortcut che ci riporta all'inizio. E va bene. Quindi, questo è l'altro percorso. Quindi, di conseguenza, nuovamente. Ecco fatto. Vediamo. Ehi tu, compra il mio cristallo. Compralo, verme. Non hai scelta. Dammi i soldi che voglio. Compralo. Dammeli. Va bene, tieni. Bene. Eccoti qui, imbecille. Prendi il tuo cristallo e scompari, come tra l'altro questa è la voce del narratore di SpongeBob, almeno nei videogiochi. Otto cristalli. Perfetto. Ecco fatto. Vediamo qual è il minigioco di quest'area. Non prima, però. Ecco. Di essere entrato qui, calmi tutti. Che è successo? Non era il momento. Non era il momento di guardare il filmato. Io volevo rompere le casse. Mi servono i soldi. Allora, calmi tutti, calmi tutti. Due, ecco fatto. Allora, come ci arrivo io là sopra? Devo fare il giro, vero? Allora, vabbè, ormai siamo già qui. Sprecare lo stavamo già per sprecare, quindi ho visto bene. Eccolo lì, c'è un cristallo. E il timer si è bloccato o sbaglio? No, no, no. No, no. Sono stupido. Sono stupido due volte. Io volevo fare il... come si chiama? La giravolta per fermarmi, non per cacchio. Vabbè, meno male che c'è lo shortcut. In ogni caso... Non volevo romperle le casse, ci sono altri soldi là sopra. Dannazione. In ogni caso, dicevo... uno, due... Cristallo ottenuto. Comunque, in tutto ciò, io... Come arrivo là sopra? Vuoi vedere che sono stupido due volte? No,
No, no, no, non ci arrivavo da qua con le casse, perfetto. Almeno quello. Allora, qui ci sono delle casse. La vera domanda è come arrivo lì. Forse, ripeto forse. Vediamo se la mia idea è giusta. Posso... Sì, posso passare contro il muro. No, devo fare un salto. Devo saltare e basta, mi sa che ci arriviamo tranquillamente. Sono io che mi faccio troppe preoccupazioni. Vediamo, forse... Ecco, esatto, ci arrivavo. Ma proprio tranquillo, tranquillo. Ok, e siamo a 10 cristalli già. E mi sembra che abbiamo trovato già tutti i cristalli in giro, o sbaglio? Quindi, quello che ci rimane da fare è uccidere questo pinguino. Questa è l'ultima zona di bullying, se non sbaglio. Mi piace. Il bullying di questo gioco mi piace un sacco. Esatto. E otteniamo un cristallo. Il bullying, tra l'altro, come ho detto, è uno dei miei minigiochi preferiti. Grazie, gioco. Cosa non farei senza di te? Ok. Questo non penso sarebbe dovuto succedere. Già. 85 punti! Come ci dovevo arrivare a 140? Sai che ti dico? Addie. Rinuncio a quel cristallo. Rinuncio. Che ci faccio? Ok, eccoci qua. Forse, tra l'altro, ne abbiamo un altro da prendere. Dai. Che bello. Che bello. Quanto siamo? 11 cristalli. Io tra l'altro vorrei trovarla la porta per vedere giusto giusto quanti ce ne servono, non per altro. Eccoci qua, grazie. E sai anche che ti dico, io proseguirei verso la prossima area, che mi sembra che qui abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, o sbaglio? Bravo. Eccoci qua. Allora, prima di tutto andiamo a vedere di che minigioco si tratta. Sì, direi che è una buona idea. Sì, dai, posso farlo, almeno questi di sparo. Allora, questo ve lo salto perché tanto chi se ne frega. Vabbè, è quello facile da uno. Perfetto, 6.000 punti. Dai, vai e uccidilo. Per favore, qualcuno va a ucciderlo. Ci pensi tu? Brava. Questo è un cristallo facile, cazzo. E ci hanno anche regalato 1.400 monete. Diceva... Oh, la terza pista. Allora, facciamo una cosa. Ecco qua. Terza pista sbloccata. E ti dirò... Sali qua. Ok, non era dove volevo arrivare, però forse, esatto, ci arrivo tranquillamente. Ehi, amico, so che cerchi i cristalli del potere e io ne ho uno perfetto, è uno buono, senti, profumo di cannella, quindi è... Ma buono, no. Ottimo, direi. Profumo di cannella, dai, dammelo. Presto, prendilo prima che qualcuno mi becchi mentre vendo. Il lato oscuro di ogni parco a tema. C'è sempre qualcuno che vende le cose sotto banco. Poverino. Cresce terribile. Allora, eccola qua. La pista di lancio. Vediamo subito quanti ne vuole. Ecco, fatto. 20 cristalli. Noi siamo, abbiamo detto, a 13. Allora, contando che, dicevo, qui ne otteniamo uno o due. E siamo a 15, abbiamo detto. No, 13. 15, quindi. Due per ogni pista sono 15 più 6 fa 21. Poi c'è quello lì del minigioco che sono 22. E basta, credo. Mi sembra che me ne manchi qualcuno.
Mi sembra che me ne manchi qualcuno. Okay. Tu cosa mi vendi? Senti, dolcezza, mi sembra che tu abbia bisogno di una bella ritoccata. Lascia fare un drone che si intenda di moda. Ma guarda, un drone? Pelo, sopracciglio, stiamo scherzando al giorno d'oggi. Non preferiresti indossare qualcosa come questo? Tesoro! Abito crash realistico? Oh, dai. Molto bello! Ho trovato il look perfetto. Elegante ma maestoso. Per il mutante sempre in movimento. Era quello che volevo. E vi ricordo una cosa. L'ha fatto prima Crash di Mario Odyssey, questa cosa di fare lo scheletro come personaggio, come costume. C'è anche Medieval però prima.